Allora, professore, l'apertura di questo reparto avvenuto un anno e mezzo fa, che cosa ha voluto dire per la città di Varese? Ma innanzitutto il primo obiettivo che avevamo era quello di portare in Varese, cioè per la città di Varese, le terapie di malattie che una volta venivano trattate in altre sedi. Pazienti affetti da malattie ematologiche dovevano andare a essere curati in altre città della Lombardia o fuori regione. E quindi questo è il primo obiettivo importante, curare in Varese con un'alta competenza pazienti affetti da leucemie, linfomi e mieloma. Questo è il primo obiettivo importante. Il secondo obiettivo è portare in Varese, per la città di Varese, terapie sperimentali, innovative per i pazienti con malattie ematologiche. Quindi noi qui a Varese abbiamo già attivate, sono già in corso terapie sperimentali di fase 1, di fase 2, di fase 3 con farmaci nuovi che vengono offerti ai pazienti di Varese. Sicuramente l'AIL è molto concreta anche a Varese perché è un'associazione prima di tutto a livello nazionale dove ci sono 90 sezioni sparse su tutto il territorio nazionale. Noi a Varese abbiamo fatto una sezione che è autonoma, quindi tutto il ricavato di queste manifestazioni va a beneficio dei progetti che noi abbiamo dedicato all'ematologia, quindi naturalmente completamente all'ospedale di Varese.